abbiamo iniziato dalla parte esterna. Devo dire che al di là di quello che poteva essere anche un qualcosa che dipendeva da un ritardo del taglio dell'erba, abbiamo trovato veramente di tutto, parafanghi di auto e altre cose che sono state rimosse da Salerno Pulito. Stamattina continuano i lavori, penso che nel giro di un paio di giorni Villa Bracciante sarà di nuovo, voglio dire, accessibile nel massimo decoro. Dobbiamo fare un appello però ai cittadini, dobbiamo fare un appello perché poi al di là di quello che possono essere gli interventi del comune, se non c'è la collaborazione della cittadinanza non andiamo da nessuna parte, non si possono trovare tante di quelle cose, vanno a discarica, vanno messe nell'indifferenziato. Altra operazione fatta stamattina presto con sollecitazione del sindaco anche, è la pulizia del tratto del raccordo che va da Parco Arbostella e che porta la tangenziale all'autostrada. Anche lì dobbiamo dire, abbiamo trovato decine di buste della spazzatura lanciata dalle auto, quindi è stato ripulito il tratto interessato, è stata tagliata l'erba e insomma, voglio dire, stiamo lavorando duro per cercare di restituire, voglio dire, dignità a tanti tratti della città, però abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini, perché se noi puliamo e da un'altra parte, ieri davanti al Parco del Mercatello, dopo che era stata effettuata la pulizia, dei buontemponi hanno mangiato al McDonald's e hanno lasciato su tutto il marciapiede di fronte al Parco del Mercatello i residui del loro cibo. Insomma, non è che possiamo mettere l'esercito, ci stiamo anche pensando a mettere un controllo per fare delle multe, ma nel frattempo veramente un accorato appello ai cittadini: dateci una mano a mantenere pulita la città, che noi facciamo un grande sforzo per fare quello che stiamo facendo.